Questo qua è un vino della Liguria. La Liguria è una zona non molto conosciuta. Forse il territorio più conosciuto è sicuramente quello delle Cinque Terre, un territorio dove da sempre si produce il Chacchetrà, conosciuto nell'immaginario perché è difficile da trovare. Questo invece è un vino di questa azienda, Prima Terra, delle Cinque Terre, è un vino interessante, originale. Il produttore Walter de Batté è un enologo piuttosto conosciuto, è un enologo nella sua maniera originale e anche rivoluzionario. Questo è un vermentino, che proviamo ad assaggiare. È un vino divertente perché Walter de Batté è un tradizionalista e quindi usa delle vinificazioni molto particolari che i detrattori direbbero che sono di antico stampo. E questo, per esempio, è un vino estremamente carico di colore perché lui usa anche la fermentazione delle bucce sull'uva bianca, cosa che non si fa più. È un vino estremamente elegante, austero, pur essendo un vermentino, e quindi oltre alle note agrumate tipiche del vermentino ci sono anche dei sentori di marasca o di frutti a bacca rossa. È un strano vino, un vino che a me affascina moltissimo e spero che piacerà anche a voi. Ripeto, le Cinque Terre sono un territorio dove si fa una viticoltura eroica perché i vigneti sono arrampicati su dei terrazzamenti ed è molto difficile coltivarli. Buffo quando si bevono questi vini fatti in maniera un po' antica perché su questo ci sono dibattiti infiniti sui giornali su quale è più buono, se è più buono quello profumato, quello che sa ancora di sapori antichi, un dibattito dove io personalmente cerco di entrare il meno possibile, però sono cose che bisogna conoscerle proprio per apprezzare il vino.